le femmine di più di 90 anni a mi contare che io, con che era giovine, ai là di Arone, a Sarvi, i sciurs. E a stade 3 anni a Rome, era di Frisis, queste femmine. 3 anni a Rome, non c'è mai venuto a casa. Perché che il treno di Rome a Ville Santine al costare. In quei tempi, i giovani, sapevi in voi di chiappasse un franc per farsi la dote, per udare la fame, ascunivi la servisci us, cui l'ave a Udin, o a Vignesie, o a Milan, o a Turin, o a Firenze, o a Roma, e l'ave a Roma. Un'altra femmina, invece, che finisce Ains il 25 di mai, che sta 90 anni, e mi diceva che io, che i giovani che restavano in casa, che non l'avevano a servì, avevano di o la partalegnas dal bosco, o partaledan, oppure, come io che mi diceva, a fa fascines, perché che i fornarsi in che volte che facevano il pan, panettirs, avevano bisogno di fascines per fare quel pan, oppure per fare la chialcine. Era in questi fornas, metteva dentro le pieris e a forza di fuoco diventava chialcine. E mi diceva che io era la più brava a fare fascines. Addirittura mi ha contato, speri che se ti vera, che io in lunedì ha fatto 210 fascines. Che tutte che sattre erano gelose, invidiose, perché io aveva fatto tanto. A urpaiave 30 centesimi per fascine, e i che conoscono i francs di un team a capisci. E i frus, i giovis, i maschios, o i malghe, o lavorata stale, oppure già a 9, 10, 11 anni avevano di là all'estero a fare manovai al pari o al barbe, in Germania, in Austria, a 9, 10, 11 anni. Ue, la gioventù a studiare. Bene. Perché chiunque l'ha studiato, se a lei anche buon, al può venire vite meravigliose, e che vive con lui, anche che può venire vite meravigliose. Se dopo un intelligente è anche triste, e allora di uno sguardo. Ogni modo bene, ue i frus a studiare. Però, a non sarebbe mai che i studenti, anche chi che fa l'università, a facessi anche qualche lavoro. Che non facessi bene anche per il fisico. Non vorresti, speri di no, ma chi il governo italiano a fare in lezze, che Dio non sguardi certe lezze, non vorresti che il governo al facesse una legge con la quale i genitori hanno di mantenere i figli finché i figli vanno in pensione. Io spero di no. In tune famiglie, da chiarne, avevano il figlio che era in 25 anni scalere all'università e non si decideva a finire studi e non si decideva a dare una mano a suo pari che faceva il boscaiolo e suo pari e suo mari non sapevano proprio che mettersi a fare. Per caso, lunedì, alle venute gli attaio il plevan. Ma chi era il caso? Ora ha dato un consiglio che dopo il fi alla finiti studi e alludava il pari a spacalens. Ma chi alai cerobis? A diceve ne femmine di colza, a mi diceve, sciurpelevano,
che il teatro chi all'insegne tanto. Io mi auguri che l'insegni tanto anche alle persone che sono qui, che i frus arrivino a capire il significato di questo teatro. E allora a questo punto io posso dire un nome, buon divertimento. Rinaldo, fra un momento le pronti mangiare. C'è stupide. Alle lata uccella motosega. Rinaldo, troppato anche mo. 2 minuti, Lucie. 2 minuti dai tiei, alle un quart d'ore. Sai uccide ben, a te, come un rasor. Io mo non avresti tutte che pazienze. Din par din, e l'ucchiale. Lu controlle, vesi al soffì la volontà di sopari. Dio benedetto, c'è vite scun che sfì. Non sai c'è mutta fasin che candan 4, 5. E una volta 7, 10, 12. Ma non lavin all'università, a lavin a lavorare. E un di che io so io. Avevi votanz e prima di la scuola 2 ore di servizio da stale. Tu vas a scuola più sveato così, a mi diceva mio pari. Ma io avevi passione per il lavoro. Voi, con la scusa dello studio, nessuno vuol pleare più la schiena. Convincilo a venire al bosco con te, non sta là di besol. Convincilo, ma se son 30 anni che cerco di convincilo. Ma sa tu ce che mi ha detto, che se insista in chi mo, a mi mande l'ispettore. Tofì! Non io fi, tofì! Con tante passioni che vimme tu de parvelu. Ma cui sa meia? Nessuno non sa me, unic e fi unic. Se non devi nius'atris. E a che spont di grazie, ti immagini tu, 20 in anche modori, par 25 anni all'università. 25 anni. E ben lo sa tu, aveva 20. Ah, è vero. Non avevi neanche finito di domandare ce vuoi tu fare? Vento dal bosco con me, intanto tu aspetti il concorso di maestri, immediato. Io gli hai di fare l'università. Cui varresti pensato? 25 anni. Unic, ma se tarda lo vin vuol, a non venivi, ma vio tu, a mi mande l'ispettore, perché gli hai detto l'int al bosco con me. Al baradit par scherz? Par scherz? Non ti ricordi tu quando avevi 10 anni e alle lati in municipi. E il sindaco mi ha clamato, perché gli avevi dato i patas, quando aveva buttato dentro un clap da cane da pompe, par canovegni su laghe, par non tirà laghe, par beverà la svaties. E il sindaco, caro Rinaldo, a non son più che i timps. Bisogna cambiare metodo, ma mi pare che anche Sofì ha son 25 anni che il corso è upa all'università. Ma allora son sciors a poninfalu. La gioventù di voi non ha nessuna vergogna a farsi mantegni. Dici la verità, Rinaldo, non è che non domandi best,
al si guadagni alc con che se le si ovo scaldare inglese. Ma io spin tutti in stupidezze e tu mantenilo. Bisogna finire, arrivare insomma. La colpe è tutta di che sirenetta. Sirenetta? Sirenate! Ci sono 25 anni scamorose sempre con che. Avanti! Lucie! Podio! Sì che tu podis! C'è a tu! Lucie! Alle tanti che avevi voglia di fevelà con te. Just Simba, tanti, 25 anni, di quante tue figlie hai corda ora mio figlio. Rinaldo, è così? Sì, è così, Lucie. Ma potresti anche al contrario, di quante tue figlie, nostri figli, hai corda ora Sofia. E allora, Simba, c'è vino? Vino qualche novità? No, Lucie, nessuna novità. Purtroppo, nessuna novità. Magari che fosse qualche novità. E allora, Simba, dice vino di fevelat. Non sta o finditi, Lucie, ma se resore che vuestri fi, Giorgietto, al venisse al dunque, perciò che me fie, la me sirenetta, sa si può smidure con qualche di un altri, a che store avere già una fame e al manco un frut. Che io e il me Cornelio, i sinsaneos di Leventanono, di vei un nevodù. Che dopo, al vares di placenti a voi altri stoi, che la sroba si mette in apuesto. Che dopo, i veresti di vei gust, e che vuoi trisdoi, di vei un nevodut, di diventa nono, come io e il me Cornelio. Che dopo chi, i lingarisceri da ventata ormai, bis nonos, si vengono in avanti così. Che dopo... Che dopo, che dopo, Simba, ma tu lavorerai ben finita con questo che dopo. Viot che tue figlie hanno si mai degnate di viergi che porte per rientrare in chiese nostre. Ma ben il vostro Giorgietto al vier la porte da me chiese e anche la porte di una chiamare. Quanca vengono in ogni ore e straore da discoteche. Si vio che tua figlia a si contente di così. A si contente di così? E ce veresti di fa? Dopo vinche cincai scate in su la talpe, speran che vostri fi al finisce che in malades di studis e che si chiati un lavoro. A son! Vinchie cincains che me fie a tensù la talpe. C'è di fa, cumò, c'è di fa. Poa la talpe. Ma si viot, che non è stufa intimo di tegni su la talpe. Se non mi sbagli, mi pare che anche tue figlie a son 25 anni che ha corso e upa all'università, mi pare che anche di che bande ha tensù la talpe. L'anculupo a scimpare a urla? Non era così me figlie di frutte! Non era così me figlie di frutte! E c'è figure che non fa spa, che spedeglie di frutti. Ma c'è pratiglie, che costringini il fi a sposare la figlia. Certo, 25 anni hai avuto il coraggio. Io e temo all'avin fatte tanto di corse.
Ti ricordi tu quando ti chiamavi Lucy? E tu ce mi chiamavi tu? Rin. Ah, sì. Rin. Coi la capisci e la gioventù di voi. Amorosi in paragni. Avanga a stare insieme. Ma perché? Secondo te, Lucy, perché? Secondo me, perché che non sono sicuro di volerci bene. Ma no, quando si sono sposati, erano sicuri di volerci bene. Io avevi deciso di volerti bene, lo sai tu. Io, può darsi, non mi visi. Ma sì che tu mi volevi bene. Tu mi vuoi bene anche io, e se così. Ma, può darsi. Ah, così, può darsi. E invece io sono sicura. Cui sarai mai come non tornerà mai cacche Simba col suo Cornelio. Avanti, avanti. Io cerco un certo Boschetti Rinaldo. E allora Sciolut? Allora già chiattato? Può parlare tranquillamente in Friula. Non ho l'onore di saperlo parlare, ma ho l'onore di capirlo. Ah, così. Lei è Boschetti Rinaldo. Proprio come scritto qui, sul telefonino, in questo messaggio. Veramente io non ho mandato nessun messaggio. Oh, lei no, ma suo figlio sì. Qui leggo il mittente del messaggio. Boschetti Giorgetto, non è suo figlio? Sì, è mio figlio. Niente di grave, signor Boschetti, solo un avvertimento. Un avvertimento e un consiglio. La nostra non è un'attività fiscale. Lei si chiama Boschetti e vedo che la sua attività è legata al bosco. Lei taglia e vende legname. Legna da ardere. Quanto in un anno? Quanto ha denunciato? 1.000 quintali? Ma quanto ha venduto? 2.000, 3.000? Beh, non importa. La nostra non è un'attività fiscale. Ma certo, lei si chiama Boschetti. Ma lei non taglia solo boschetti. Lei taglia bosconi, denuncia boschetti e vende bosconi. Ma non importa, non riguarda la nostra attività. Sa qual è la nostra attività? Lo capirà, lo capirà. Niente paura, signor Boschetti. La prima volta si perdona, ma non si deve ripetere, non si deve insistere, è tutto. Finisce lì. Ci siamo capiti? Cal scusi, signor, ma forse lui si è dismenteato di domandarmi c'è che non hai di ripeti? Ma guarda tu, troppo lavoro, troppi impegni, troppi casi, lo stress. Sì, mi sono dimenticato. Mi sono dimenticato di dire che suo figlio, Boschetti Giorgetto, ha fatto denuncia, perché lei lo assilla continuamente, lo tormenta e pretende che lui lavori. Che un ragazzo della sua età e che frequenta l'università impegni il suo tempo in un lavoro di fatica, faccia il boscaiolo, possiamo chiamarlo sfruttamento di minore.
Ma c'è molto minore. Ma sarà 45 anni. Sempre minore è. Vive con i genitori. È mantenuto dai genitori. Dipende dai genitori. Sempre minore è. Ma signor Boschetti, ma perché cercare di... Perché cercare disgrazie? Ma lasci che suo figlio prosegua nei suoi studi. Esprima tutte le sue potenzialità negli studi. E così un domani sarà la sua consolazione, il suo orgoglio, perché sarà arrivato al traguardo della sua fatica, della sua genialità, la laurea. Ma se son 25 anni che lei è all'università. Magnifico, meraviglioso, vuol dire che vuole approfondire, approfondire e studia, e studia, e studia. Ma c'è molto, studia, studia. Ma se vuoi inutile di, hanno avviato un libro. Comprensibile. È lunedì, subito dopo il weekend. Le fatiche, gli stress del weekend. Ma lei, signor Boschetti, è mai stato in discoteca? Sono ore di impegno, di fatica, e tutto di notte, quando la fatica è doppia, turno di notte. E poi si ripete la domenica. Ah, e lei vorrebbe che suo figlio già il lunedì si impegnasse nello studio. Ma questa è violenza. Potremmo chiamarla anche riduzione in schiavitù. Signor Boschetti, non insista su questa strada. Segua il mio consiglio. Abbia pazienza, con tanta, tanta pazienza. A tu sentito, Lucie, con tanta pazienza. Con tutta la pazienza che vi sempre vuole. Dese pronto di mangiare. Sì, alle pronto. Commentavi che tu telefonassi a quell'ispettore. Bastava che tu dicessi non hai voi, non mi sento, non posso. Che ti faresti anche bene, per la salute. Un che studia, avresti anche di fare un po' di movimento, di fatica. Ma la sinistra. Un'altra roba. Non vorresti impacciarmi. Ma sono tuo pari. Ma anche tua Maria pensa ai compagni. Che sirenetta. Avrà ben gusto di fare la roba per bene. Avrà ben voi di arrivare a una conclusione, a pensare bene al suo domani. Gli anni passano, e tanti.
las femmines e angus di metti su chiase, di metti su famè. Forse ti è annovato radio di Digal. O caspiete che tu finisci l'università, perché hai avuto la possibilità per metti su famè. Non tornerà tu mi no a clamanti mo una volta l'ispettore. Prova a ragionare. Sirenetta ha già una certa età. Non vuoi dire che sei vecchia, ma alla sua età una femmina e ha il gusto del matrimonio, dai frus. E l'ompa allora di capire che stesse robe. Allora di pensare dome a sé. Di sicuro ie hanno fide l'ore che tu capis una decisione. Tu gli sai autorizzas a impacciarsi tai affari di che gli altri. A impacciarsi ta libertà di che gli altri. Una volta sì, che si sforciava lei in sposarsi. Chiol che lì, chiol che là, non vi ho tu ce bon mistir calà. Non vi ho tu ce ben vistir calè. Alla bes, alle sior, non vi ho tu ce tanta svaglia calà. E che al sare stata mor. Spudei sore. La libertà, la libertà. Amor e libertà. Sposarsi, chiase, famè, frus, preistoria. Frus, finiti vivi, finiti gli oldi. Frus al comincia con la F. Come fastidi spa femmine, finire la possibilità di avanzare, di fa carriere, di arrivare a un puesto alta società, a un puesto di comando. Meraviglioso il messaggio. Amico stringi a sposa, firmato Giorgetto. Sirenetta, non sta a ragionare così. Sono d'accordo anche io che la femmina vuole e ad avanzare e di fare carriere ad arrivare in alto. Ma se non tu finissi l'università, ma non tu arrivi in nessun puesto, in alto, di comando. E se non fossi in topari e tomari a mantegniti, ti toccheresti la fa pulizia e spaschiases per mantegniti, altro che libertà, libertà. Io e la Melusia, quando si sposassi, a lavorare in tutti noi, io dal bosco e io a servì, e noi eri contenti, allegri, pleni di vite e cence discoteche. Qualche palare a carnevale finit lì. Eri stupis. Grazie. Frutte benedette, ma c'è molto rasoni tu alla tua età. Alla mia età si rasone così. E alle ius rasona così. E vuatris avis invidie. La nostra libertà. No, benedette, nessuna invidie. Casomai displagé, displagé. A pierde stim, gli arbui primavera fasi las roses, ma dopo andi fa las pomes. A ven la dica si pentis, quanca gorin las roses, e hanno solo las pomes. Aeri stupis. Grazie, con la seconda volta. Aeris stupis. Aeris stupis,
perché che il popolo a non veverà di un quel grado di avanzamento. Non si era liberati che coltre di sudditanze e di ignorance che è la caratteristica delle civiltà sleali al capitale. Lì che il paron, il nobile, la religione a te la ind retrograde tal chiave e tai sentimenti e lo sguarbin fin tal punto che i fasin fingiol del gusto della miseria. E loro, i sciori, a mangin, a bevin, a balin e a regalin gli stichi dal carneval e da sfiesti ai sempliciosi. E io tegni in lea sotto gli ubal dalla legge e dagli susanci. Lavora, fa dia, scanasi, innamorasi, sposasi, coniugasi, coniugarsi, cal vuol dire mettisi sotto dal gioco. Ma voi il popolo si è sveato alla rol di schialenis e alla copa della sclavitù, amore e libertà. Ma vuatri sdoi, avvi scopade anche un'altra roba. Avvi scopade la vergogna di farsi mantegni. Ma Rinaldo, ma c'è vito. Alle vite e oreste. Amore e libertà. E come l'inga lavora. Avanti. Ma che destino. Proprio un destino. Si viot che vuoi, a non si rive a lavorare. Veramente, io sto lavorando. Perché qui, c'è un altro messaggio. È urgente. Mi costringono a sposarmi. Ma signor Boschetti, ma allora lei se ne va a cercare le disgrazie. Perché lei continua a perseguitare questo figlio. Prima lo costringe a lavorare. Dopo lo costringe a studiare e ora arriva fino al punto di costringerlo a sposarsi. Ma lei si comporta come i padri di quelle civiltà primitive che costringono i figli a sposarsi e decidono loro con chi e quando. E i figli diventano solo motivo di scambio, di affare, di interesse, senza nessun riguardo alla loro libertà. Così un tempo. Ma anche oggi, in certe civiltà prozze, primitive, i figli, ma soprattutto le figlie, vengono trattate fin da fanciulle come merce di scambio e costrette a sposare il figlio di un altro padre solo per concludere un affare. E i due sposini, magari, non si sono neanche mai visti, costretti a sposarsi per un affare di famiglia, di due famiglie. E lei, signor Boschetti, segue questi brutti esempi, si macchia dello stesso delitto, sì, perché di delitto si tratta, istigazione, costrizione, violenza. Lo so. So quello che vorrebbe dire, perché noi ci informiamo. Noi che difendiamo i diritti della persona, noi ci informiamo. Lei vorrebbe dire, ma è da 25 anni che sono fidanzati. E che cosa vuol dire? Non sono ancora convinti. Non sono ancora maturi.
hanno ancora dei dubbi. Hanno bisogno di qualche anno di convivenza e poi decideranno. Ma perché costringerli a sposarsi se non sanno ancora se si vogliono bene? Ma lei mi dice che un padre ha il diritto di dare un consiglio al figlio. Sì, ma si può consigliare in un modo così subdolo, furbo, insinuante, e il consiglio diventa una trappola. E poi, signor Boschetti, lei costringe suo figlio a sposarsi, ma ha pensato alle difficoltà economiche in cui questo nuovo e prematuro matrimonio può venire a trovarsi? Si è preoccupato di regalare a suo figlio sposo novello una casa o almeno un appartamento confortevole? E quando dico confortevole, intendo con tutto ciò di cui ha bisogno una famiglia di oggi: automobile, garage, riscaldamento, computer, una mobilia degna di due sposi novelli. Queste sono le cose di cui deve preoccuparsi un padre che ama il figlio. Signor ispettore, hanno mi soi permesso di interrompilo, perché che la robe che mi ha detto sono così importanti che è un pediano sapere, e mi soi convinto che lui alla un chiav raro, se no unico. Un chiav così unico che valeres la pena di tagliarlo, rompilo e diava fur la samences, la spicchies, la sepes, i semi e seminales, perché tornin a nasci a trischias come il sol. Ma ce che mi ha impressionato è la solenghe, così lunghe, così lunghe, si dice al vino di Viodi, sapodin dai un'escurta, dote! Stracastas discoteques.
E no, di giovines, fa baruffe culamari, fa la fa un bala carneval. Di sabide, è l'ultime di carneval. E tal doman, magari, il plevana non ti dava la comunion. Forse pare invidie. Ma succedune a me l'ultimo di carneval, che già morosavi e avevi già deciso di sposarsi. Vi imbalat fino a 7 mattine. Lui le lata dormì e io, già che suonava la messe, hai deciso di la chiappare la cinese. Nanche calvesvù della polizia segrete. Adutes la cinese e me mi sante. So il restade lì e mi torne a saltare una seconda volta. So il là di a chiase rabbiose. Me pari che Dio lo vede in gloria col suo carattere. Lucie, non sta sei stupide. Lì che tu ascinisce tanto che tu stai proprio là. C'è carattere biel, mai vi ho dut rabbiati in tutta la vita. No, veramente una volta lo hai vi ho dut rabbiati, quanche un cosac al pretendeve che no che dormivi già in sì sin tu ne chiamare, alessi a dormire con menono e menone, per lasciare la chiamare al cosac. Alla chiapazzul massac e raus fer flutter mens. Il cosac con tanti mitra alle restat interdet e alle latvie cence nanche voltasi. Anche il mio Rinaldo ha un buon carattere. Io mi rabbi più facilmente. Lucie mi dice, non sta sei sempre rabbiate. Tanto, tu sai che dopo, a scognin, sempre torna a fare la pace. Mi meravè che ti faccia il scacco l'ispettore. E di bonca non era nessun che l'ha sentito. Si sta poca la infastidis con certe int. C'è muddigino? Resistenza a pubblico ufficiale. Lucie! Cui cae? So io, Lucie. Cumo assina puest. Sei tu contente, cumo. Tu saras contente, cumo. Soi sempre contente, io, Simba. Ben fin, cumo, ma tu vedrai che ti passa la contentece. Un biela alla fatti il tom. Sbolsa mat l'arrivat chi a senestra l'ispettor e alla contà che il Torinaldo al voleve tagliargli il chiasco la motosega. Veramente al voleve scultai la lenghe con la motosega. E c'è ti pari, sono robe di fa. E sì, quasi ti imparentà. E quanche un alla un brut nom, tutta la parentata soffrisce. E allora, parca non tu soffrisci stan, lasci sta la parentata. Parce che a tuo figlio hanno tu iasi insegnato neanche a quei un uff. Non vorresti che mio figlio al fosse condannato a mangiare schiatoletes e conservans tutta la vita. E io? Non vorrei che mia figlia fosse condannata a morire di fame e di freddo, perché che toffi non ha nessuna voglia di lavorare. Tu hai sfevelato tu di parentare, ma intanto voglio sapere che è venuta a fare chi ha detto l'ispettore. È venuta a viodi, se era vero che il tuo om aveva costretto e in chienestre figlie a sposare toffi. E tu ce li hai tu di? Io gli hai detto che non sai nulla. Così tu has di fa, tu has di sempre che tu non tu sai nulla, perché hai l'uniche robe che tu sai. E tu
chi tu sa stan? Parceno a tu con se avvento fi e non fanno sfacca ste brutte sfigure di fanno svegni gli spettori in chiase e così i daventin la favola di tutto il paese. Viotu che tu faveli sangue partagliano. Tu preoccupati di con se avvento fie e che finisci di tenere sulla talpe che lasci in pace mio fi e che si chiati un altro miglior s'arrive a chiata un al veri gusti impacciasi con ie che a mi par che la fie a se vi star l'occhio come la mare. Sale perché a mi par di vesi in tutta di che il fi cal trai da urla mari e la fie da urla al pari. Un biel onor pal tom. Pal tom al sarà un biel onor quan cal tornerà l'ispettor per clamarlo in tribunal davant dall'ufficial. Ma vi ho detto, Robes, la simba attaccata scrivi poesies tribunal ufficial. A ti passe ben la voglia di scherzar con la motosega per tagliargli il chiafalo in. A voi, mai torni, perché che è anche mo un problema. Vi ho tu c'è difficile che tu fedeli. Hai tu contatto? C'è robe. Che da moto si è? Alle nata chiase soli spettor e alla contat lui e cumò lo savaraggia aiuti il paes. Che se pince che vuoi? Tanto testimonis non re. Vi ho che lì non ha bisogno di testimonis. Non varino mi gorognes. Ma c'è rognes. E Giorgetto hanno le venute donne? No. Mi lave tan ben se veniva dal bosco con me. Di no arriva a convincilo. E che non è stupido. Anche modo gli esami. Di no arriva a convincilo. Di non arrivare a convincere. Sato c'è che mi ha detto che tutti i suoi compagni se hanno già la macchina che chi ha son genitori. Ah, hai detto a tu finisci la scuola e intanto che tu aspetti il lavoro tu vieni dal bosco con me e che ho lì una bella macchina e intanto a savonde da me. Hai già tornato che ostriche, cumò la mani al diavolo. Ecco, c'è che si chiappe alla chiatalain. Ti mandi al diavolo. Che mi scusi, signor Plevan. Io mi preoccupavo di mandalain in paradiso. E Rinaldo mi manda al diavolo. Ma che mi scusi, signor Plevan, corpo dall'ostriche. Se non potevi pensare, io mi aspettavi. Qualche d'un altro, o qualche d'un altro, ma lasci in sta. Casi comodi, signor Plevan. Rinaldo, tendo il Plevan sulla quarta. C'è a tu buttatiu dal bosco, sotto al cimitero. Fai ars. Ma si è sentito il bot finto in paese. Fagliars e altre robe. Se si rassegne a bruciare ghiatto le teie, signor Plevan, hai portato su un trattore. Nessuno al volveio. Magari il fuoco al brucia tutto. La prossima settimana. Hai coventavi l'alba? No. Sui chi parte? Parguatres.
aere là di Nardin, che non sta tan ben. Quanca è rivale Simba, e a dis, mi so saputo che Rinaldo al voleva tagliargli il chiafo a un ispettore con la motosega. Io ho fatto fente di lui, perché che Simba la conosci. Ma dopo, gli hai pensato ben di venire a Viola e di ciò che si tratta. Hai anche pensato. Mi pare impossibile che Rinaldo al valia di succiare la motosega da qualche chiave, ma sei tu. Precis, signor Prevan, si singia capito. E allora, di che si tratti? Rinaldo, servis tu. Io us lasi besoi. Squilla, bagna lor, se no che stan non si chiappe su nue. Va tu, Lucie, va. E allora? Signor Plevan, Giorgietto. Giorgietto? E c'è che al centro con l'ispettore? A me denuncia che lo costringe a lavorare, che lo costringe a studiare, che lo costringe a maritarsi. A son 50 anni che pensi e mi domandi, ma c'è molto può gli succede che un giovane intelligente, buon, si innamori della più strambe del paese. Signor Plevan, a non c'entra il chiave. E anche io mi domandi, c'è molto facile una giovine intelligente, piena di buone qualità, a innamorarsi dal più ignorante e rufiano del paese? Signor Plevan, a non c'entra il chiave, a centring. E anche voi si è imparato talco. Ma torni all'ispettore. E allora? È arrivato a chi? Questo ispettore, che questo ufficiale, non mi dice neanche ciò che si è presentato e mi accuse di aver squarciato Giorgietto a lavorare, a studiare e a maritarsi. Che vuoi, figli, ha bisogno di lasciare un libars di fare ciò che vuoi? Di chiappare le loro decisioni di besoi? Quanto vuoi? Come che vuoi, che bisogna rispettare la loro libertà. Signor Plevan, a lo sa già, no? A son 25 anni che lei all'università. A son 25 anni che il morose è sempre con che. C'è in cecchia, anche se frequente l'università. E l'ispettore? Pecchiat nove podut riprendi. A un certo punto non potevi più lui. E gli hai detto, lui era un chiave grande, unico. Bisognerebbe scappare e gli va fuori la sua mancia, se seminare.
e la solenghe hai di ai masse lunghe, bisognerebbe dargli una scurta d'ute. Avevi in man la motosega e così, per scherzo, a fas la mossa per metterla in moto. Ma c'è destino. Dal bosco, qualche volta, assi danni si parla capi. E chi non mi va in moto per il colpo? Hai dato dos accelerades e l'ispettore alle svolat via come il demonio della Ghesante. Rinaldo, non che pensai sore. Tofì piuttosto, intelligente come cal, anche a dottrine una volta e la sapete già a memoria. Ma anche con mostro il plevan, ogni esame cente tanto un lode, ma al passo un esame parla anche l'ostriche. Signor plevan, ce l'ho di qua, metti in moto la moto si è e tagliai che il chiavato di testardo calà. Ma no, Rinaldo! Pazienza! Tante pazienze! Corpo dall'ostriche, signor Plevan, pazienza! Puoi pazienza di così? Vir patiens loquetur victorias! L'on pazienta chiante vittorie! Sì, il signor l'ha anche detto. Violenti rapiuntillo, ma l'intendeva di un'altra roba. A sa me che la violenza è a giovi, a va di ben. Ma c'è che si arriva a ottenere col miec moral, il mezzo morale, al da un risultato più grande, più sicuro. Il miec moral al può portare a una resurrezione. Cui miec morai? Il miec moral, insieme con la pie, il consiglio, la comprensione. Mezzi morali con tanta pazienza. Bon, Kisvi. Dian passare. Odinimis odiatimis, ma puitosto di nimis. Signor Plevan, quanti quarti su la slegnas, anche une da bidianute di che svin, a viotca i plas, alla indovinat, nimis. Rinaldo, il biel e il bum al plascia d'ucci. Mezzi morali con tanta pazienza. Astente a nasci che sarate, tocca la bagnare due volte sin di. E il plevan esalzala via, c'è cal voleve. A mi ha domandato di Giorgietto. E a tu ditta la bisogna di una benedizione. Un buon consiglio mi ha dato, cui sacano il giovi. Ti varrà di vei pazienze, po'. Anzi,
con tante pazienze. Io tu cammini smentelavi. Teresine la maghe. Ma perché la maghe? Ma alla clamin così. A mia dica tu i puati su un trattor di legnas che sono resta scienze. Non robe tan grosse, sclapare sutile. Andatu. Andai, ma di sclapà. Chesmo all'era un lavoro che poteva fare Giorgietto. Hai faceva ben un po' di ginnastiche, miglior che nella discoteca. Prova Dial, torna Dial. Par che il torni a mandarmi l'ispettore. Con tanta pazienza, coi mezzi morali, con tanta pazienza, coi mezzi morali. Ma con... se trabasti tu partalià! A lei il consiglio del plevan. Dio che io a Teresine ai vidi sì, che tu i puatis las legnas. Ie mi ha detto che più presta le e mi ora le, che ie a pae subit. A mi vuole in al manco il doi dis, prima non è possibile. Che si scialdi in tanti intordi remiglio, il mio remiglio. Alla dove vuoi? A scialdi anche i vuoi. Ma un po' di cicinga a schiade mio. Parce,
Varessi o di sclapale zio? Isal un lavoro tan difficile. Pesante. E parto pari non è il pesante. Alle usà. Sa non si comence, non si usisi. Ognun il suo lavoro. E il to qual saresti al? Al sarà. Quant? Con la pazienza. Con la pazienza di cui? Nestre? Sì. Nestre. Mezzi morali e con tanta pazienza. Così alla conseati il plevan. Il plevan, i predis, une volte con la inta analfabete a facevin in mago. Civiltà primitivi. Se indovinavi c'è glorie, e se no, buon di stesso, maledizioni, benedizioni. Ce l'hai con sé, mezzi morali con pazienza, un luogo comune, letta qualche libri. Une volte a ti stupidivi in cula teologie, vuoi a son passata la psicologie, misturati al ben fuor un pantan, mezzi morali con pazienza. Ci vuoi lì al dì? Nue, parole al vento. Lucie! Lucie! Va a domandare a ta resine se vuol vedo me faiar o robe misturate. Dici che i costa un po' di mangul. Sato c'è che si clame queste qui. A si clame manare, manarie. E sato a c'è che servis. A serv a fa più il lavoro. Una volta, quando non era la motosega, la manarie a servire anche per tagliare gli armi. Un lavoro pesante, in due, un di qua e un di là, un colpo da un calatri. Prima si faceva la tappe,
per sapere tu la calveve di colà e dopo di che altre bande un colto che l'altro. Io lo hai fatto per qualche anno con tuo nonno. Dopo è arrivata la motosega. Com'ho la manarie a servis quasi d'ome per sclapare le legnas. Un lavoro tanto più leggero che non butta io in lenzo. Un lavoro leggero, un bel lavoro, quasi un gioco. Basta un po' di buone volontà e un po' di interesse per l'economia familiare, come ca dici in che ca studin. E se uno è giovane e forte, anche per una braure, per Fabio di canolapore, di sporchiarsi la smans. Chi ha la manare? La manarie. La fur a son las legnas. Tagliate sa lunghiecce di spolert. Chiappa su la manarie e la fur a splacà las legnas. Chiappa su la manarie e la fur a sclapà la slegna. Con i mezzi morali e con tanta pazienza. Capito che bisogna sempre seguire il consiglio del plevano.